Miser, la faccio così secca. Rimane l'anno prossimo? Ah, io spero, nel senso che adesso ci incontreremo penso a fine stagione col presidente, vedremo quello che succede l'anno prossimo. Questo non lo so, No, adesso dico, se non da so parte rispondere. tua, siccome i matrimoni si fanno in due, se il 50% che riguarda Pace è un sì, È poi... certo che sì. Ok. Quindi, insomma, la disponibilità... Allora, mister, ci spiega quella cosa del rinnovo proposto, però poi lei ha detto ci devo pensare, che ha detto il presidente. No, no, in realtà non l'ho detto, ci devo pensare. Il presidente, abbiamo parlato una volta, era a dicembre, però la cosa che è venuta fuori è che ancora non si capiva bene quello che sarebbe il futuro, no? Perché poi per parlare di futuro bisogna capire quello che si andrà a fare. Quindi era presto poi per parlare di altre cose, eravamo concentrati sul campionato, c'è stata solamente una chiacchierata, niente di più. Ma io non l'ho detto, ci devo pensare. A me piacerebbe rimanere a Teramo, a me piacerebbe portare avanti questo progetto, ne sarei onorato. Naturalmente non dipende solo da me, e poi dipenderà anche molto dai risultati. Secondo me entrare nei playoff è condizione necessaria, perché altrimenti io non ho fatto un buon lavoro qua, anche se poi sono state fatte tante cose, ma ci teniamo tutti a mettere questo marchio. E poi penso che ci sarà più chiarimento su quello che succederà sui programmi futuri. Insomma, questo è quello che conta. Avremo la possibilità di affrontare squadre, sia le prossime tre che nei teorici playoff, avremo l'opportunità di affrontare squadre che ci permetteranno di massimizzare il nostro gioco e far vedere la nostra qualità, perché giocheremo su dei bei campi contro squadre che proveranno a giocarsela una partita. E noi per la nostra storia quest'anno, contro questo tipo di partite in questi campi, non abbiamo mai toppato.